Carissime amiche e carissimi amici, buongiorno, buongiorno dal vostro incredibile giocherellone. Giocherellone, colui che, come sapete, vi porta i videogiochi più belli del passato e anche quelli del presente, gli early access e argomenti di tutti i tipi, almeno quelli che ha studiato e che ha vissuto, sul quale preferisce proferire parola. Su altri argomenti, non avendone conoscenza, non preferisce di certo proferire parola. Detto questo, oggi vi porto un gioco veramente particolare. Stiamo parlando di Transformers per PlayStation 2, chiamato anche Transformers Tatakai, se ben non erro, titolo che poi dopo ovviamente fu cambiato solamente in Transformers. Il gioco è stato molto molto discusso, si pensava infatti che con l'avvento della Sony PlayStation 2 ovviamente si potesse avere finalmente un grande grandissimo gioco dei Transformers, e questo purtroppo adesso vedremo, determinate ovviamente situazioni, avviene quasi esclusivamente nell'introduzione. L'introduzione è veramente bellissima, che ovviamente ricorda gli anni 80, ovvero quando ovviamente questo cartone animato misto nato dalla collaborazione tra Giappone e America, e si vede anche molto nel design, faceva veramente tantissimi numeri dal punto di vista delle varie trasmissioni televisive. Dei Transformers sono stati fatti anche i comic, o meglio i comics, ovvero i fumetti, e a volte hanno messo insieme addirittura Transformers contro altri supereroi, pensate un pochettino. Quindi c'è stato un grande mercato anche molto molto legato ai giocattoli. Infatti quasi sempre c'era il robot trasformabile e poi dopo c'era il giocattolo. Oltretutto, dei Transformers, per fare un reboot e diciamo e definire anche meglio da un punto di vista moderno, soprattutto del design, i Transformers in forma cinematografica sono stati adattati a nuovi design, ma lo potete vedere anche tra le varie serie come cambiano proprio i design, legati anche al fatto che spesso si disegnava un determinato tipo di robot perché poi dopo quel robot doveva poi dopo essere riprodotto come forma di giocattolo, quindi non si poteva sicuramente andare con curve troppo arrotondate nei tempi praticamente passati, ma bisognava ovviamente andare su curve meno arrotondate. Poi dopo ovviamente grazie anche alle nuove tecnologie di creazione dei giocattoli, gli stessi designer dei giocattoli e quindi dei cartoni animati hanno potuto diciamo usare maggiormente. Quindi ripeto, molte volte queste serie molto squadrate nascono perché ovviamente legata al giocattolo. Vediamo nelle opzioni cosa ci presenta questo gioco, che ha ben 20 anni, uscito nel 2003, oggi siamo nel 2023, e vediamo ovviamente cosa abbiamo. Abbiamo la possibilità qui sopra, per esempio, di salvare la nostra posizione, quindi caricare i nostri dati, non ci interessa più di tanto. Andiamo quindi a fare un nuovo gioco e vediamo che cosa tratta questo Transformers. Praticamente per PlayStation 2 sono usciti anche tanti giochi dei Transformers, tra cui quello là dell'Atari. Avete capito bene, l'Atari fece anche un gioco dei Transformers molto molto bello, che poi vi porterò a vedere. Poi ovviamente Transformers per fortuna non è stato un franchising che è andato praticamente a cadere, a perdersi negli anni, ma per fortuna diciamo si è saputo addirittura evolvere nei film dove hanno collaborato anche attori e attrici molto molto quotate. Infatti loro hanno fatto la loro fortuna proprio a volte anche con i film dei Transformers, quando prima erano meno noti al pubblico. Devo dire la verità, in questo Transformers della Takara, sviluppato direttamente dalla divisione praticamente videoludica della Takara, che detiene praticamente i diritti insieme all'Hasbro dei Transformers, questi diritti dei Transformers che sono a volte andati continuamente avanti e indietro tra Takara e Hasbro, in parte Takara, in parte Hasbro. Infatti alcuni modelli vengono fatti dall'Hasbro, gli stessi modelli poi vengono fatti anche dalla Takara, ovviamente in base ovviamente ai vari diritti delle due compagnie. Un franchising veramente bellissimo, assurdo, con queste appunto vedete forme che poi si sono piano piano andate anche ad arrotondare, dando un design sempre più simile a quello umano. Devo dire la verità, molto apprezzabile, molto molto bello.
diciamo che i Transformers si sono saputi bene evolvere. Lo stesso Optimum Prime, poi dopo si è avuto anche, vedete ragazzi, degli arrotondamenti, come dal punto di vista del design, simile appunto a quelli umani, mentre invece si può dire i suoi sottoposti hanno mantenuto quella squadratura da giocattolo. Vedete anche quelli là, siamo di seconda, terza generazione, presentano praticamente delle squadrature, forse un po' vintage, forse per scelta, forse in primis credo, per essere associati a quelli che erano i riferimenti al giocattolo, che appunto veniva prodotto spesso prima della serie TV, pensando un pochettino quindi dal punto di vista commerciale, quanto questo influenzava e influiva. Vediamo un pochettino ragazzi il gioco. Io lo ricordo, lo comprai tanti anni fa, pagato veramente pochissimo, molti si lamentarono. Vediamo oggi come si vede il tutto. Vedete, la grafica è molto bella, sia nei filmati, che addirittura, pensate un pochettino, non solo nei filmati ma addirittura. Assurdo, poi dopo vedete il fatto che il gioco sia doppiato in inglese, ma ovviamente sia sottotitolato in giapponese, proprio per dare un riferimento all'internazionalizzazione. Praticamente si sapeva che Takara poi dopo avrebbe addirittura esportato il gioco, ma anche forse per mantenere un legame con la produzione americana. Devo dire che forse avrà, diciamo, avrà influito sul fatto che sì, ok, il gioco esce in Giappone solo per il mercato, questo qua giapponese, pensate un pochettino, è uscito, ma verrà sottotitolato in giapponese, quindi forse pensavano forse di distribuirlo anche in America, cosa che poi dopo non è avvenuta, perché mi sembra non abbia passato il controllo di qualità. Dal punto di vista però estetico, sicuramente il gioco è molto 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 rappresentativo dei Transformers. Infatti a me colpì e lo comprai proprio per la grafica molto dettagliata dei robot praticamente, mentre invece ovviamente da un punto di vista giocabile vedremo adesso quelli che sono i principali difetti del prodotto, che purtroppo non è all'altezza di altri titoli forse meno carismatici. Per esempio Transformers Devastation è stato prodotto graficamente molto molto bello, ma anche molto molto ripetitivo e anche forse un po' troppo, diciamo, disturbante per quelli che erano determinati colori. Oltretutto la ripetitività praticamente anche delle azioni non ha permesso sicuramente allo stesso giocherellone di portarlo avanti come si deve, devo dire la verità. Quindi preferirei, avrei giocato questo qua, che ha comunque dei toni meno accesi dal punto di vista dei colori soprattutto, e anche dal punto di vista forse delle ambientazioni. Abbiamo ovviamente i miti, voi sapete che i Transformers all'inizio venivano chiamati la fazione dei buoni, gli Autobots praticamente, quindi perché la maggior parte dei membri di questa fazione aveva questi alieni robotici che avevano assunto le sembianze trasformabili di autovetture, mentre i Decepticons assumevano sembianze un pochettino di quello che capitava, da una parte anche di autovetture, da un'altra parte anche di insetti, addirittura insetti meccanizzati come gli Insetticons. E diciamo quindi avevano una maggiore forza e varietà, attiravano come attiravano praticamente i membri cattivi dei Cobra praticamente della serie di G.I. Joe, quindi serie televisive che veramente hanno fatto la fortuna di tante tantissime persone, dai dipendenti fino ovviamente ai dirigenti, fino appunto ad arrivare agli apici delle aziende produttrici o degli azionisti veramente. Serie che, ripeto, per fortuna ancora oggi, forse i G.I. Joe sono caduti sicuramente in disuso, ma serie che comunque sono andate sicuramente ancora oggi a sopravvivere, a portare tanti tanti denari. Ma lo vedete anche dal carisma, il fatto di poter avere il robot associato all'autovettura soprattutto famosa. Oltretutto la maggior parte di questi robot era diversa, anche perché si conformava alla vettura stessa. Lo stesso Optimum Prime, che è praticamente un camion ovviamente eccellenza dal punto di vista dei trasporti anche americani, perché anche l'America è dettata e nasce basata sul trasporto su ruote. Ovviamente la possenza questo camion rosso blu, questo accostamento anche cromatico che trovate anche in manga praticamente, proprio sono proprio delle colorazioni che vengono proprio sempre scelte per accostare appunto
diciamo il carisma anche estetico per attirare attenzione. Rosso blu lo vedete anche in Ken il guerriero, lo vedete che Ken praticamente porta il giubbotto di jeans blu e la maglietta sotto rossa, quindi questo accostamento cromatico di due colori che poi tendenzialmente sono anche opposti dal punto di vista astrologico: il blu è dell'acquario, il rosso è del leone in primis. E vabbè ragazzi, che dirvi, io ho sempre notato che ovviamente l'essere umano tende anche, questo dice anche la scienza, a essere attirato da determinate tipologie di colorazioni. Il bianco è un pochettino più candido e tendenzialmente viene associato anche a una maggiore sicurezza. Il rosso ti accende di più, il blu ti dà una maggiore, ancora di più sicurezza. Il bianco ovviamente è una sicurezza, ma sicurezza anche candida, appunto, per dire. Mentre il grigio è il segno della vecchiaia, ma anche un segno di estrema serietà, effettivamente. Quindi, infatti, il grigio, spesso le persone vestite di grigio erano associate a una forma di grande, grande serietà, ma anche, diciamo, il marrone si potrebbe dire, però, diciamo, grigio e marrone sono segni un pochettino legati alla vecchiaia, ecco qua verde scuro anche, col verde marroncino, dobbiamo dire la verità, mentre invece un colore rosso sicuramente molto, molto acceso, il blu sicuramente ha il suo perché. Andiamo a vedere finalmente questo videogioco. Che cos'ha, ragazzi? Che cosa? Dopo 28 miliardi di dialoghi, vedete un pochettino questa e poi dopo vedete questa grafica, praticamente il gioco. Mi ripeto, dal punto di vista della modellazione stiamo parlando sicuramente di grandi, grandi, di grandi. Bisogna sicuramente elogiare i programmatori nell'aver compiuto praticamente questa grande forma rappresentativa dei Transformers, che sono veramente ben fatti, devo dire la verità, dal punto di vista appunto della narrazione. Vedete ragazzi, della narrazione si inizia praticamente proprio nella descrizione di tutti i membri, sia delle fazioni dei buoni che dei cattivi, cioè tra Autobots e Decepticons, nella loro ovviamente, in modo tale che ovviamente anche chi non conosce la serie possa ovviamente apprezzarlo. Ovviamente c'è una differenza tra i modelli tridimensionali utilizzati per i filmati, che sono appunto filmati, quindi sono video, e mentre invece quelli renderizzati al momento della loro comparsa, come questi, sono meno dettagliati. Questo perché da una parte la PlayStation poteva fare, osare meno, diciamo che la Takara qui comunque poteva sfruttarla anche in una maniera un pochettino più potente, però forse per una questione di incapacità o anche per far andare il gioco in maniera programmativa maggiore, cioè più fluida, praticamente, scusatemi, hanno scelto praticamente di utilizzare questi modelli meno complessi, sono andati su una situazione meno rigida, devo dire la verità. Signori, che dirvi? Io l'ho sempre comunque trovato affascinato, anche per via dei tanti riferimenti a quello che è il cartone animato che io ho adorato, praticamente quando ero bambino, cartone animato degli anni 80 insieme ai Master of Universe, cosiddetto He-Man, oppure per esempio i G.I. Joe, molto molto belli, ma anche ovviamente i Transformers stessi, che poi io adoravo, anche la meccanica, anche per questa ragione, per questo vi dico che nella maggior parte dei casi il gioco forma il bambino per quello che sarà il grande gioco della vita. Sicuramente saggia frase, ma ovviamente saggio anche insegnare, cioè far giocare i bambini con quello che poi dopo potrebbero portarlo a diventare da adulto. Io devo dire, ho sempre avuto una cultura multidisciplinare, grazie anche a questo fatto, di questo bombardamento continuo di varie cose quando ero piccolo. Quindi su questo effettivamente il mio cervello si sarà sviluppato in questa maniera multidisciplinare. Proprio per questa ragione sono sempre stato molto curioso, soprattutto di studiare e poi di applicare quello che avevo studiato. Ovviamente alcune cose le ho scartate perché non mi interessavano più, altre cose le ho praticamente approfondite. Per esempio, quando ero piccolo ho anche studiato la storia della scienza, quindi mio padre, mi ricordo, mise l'enciclopedia della scienza dell'UTET nella mia stanza, e io andavo praticamente a studiarmela come se fosse un libro. Avevo da poco imparato a leggere e quindi ovviamente mi sono appassionato all'astronomia, però poi dopo non ho fatto un percorso astronomico, ho pensato un pochettino, ho fatto un percorso architettonico e ho oltretutto anche studiato, visto che quando si studia l'astronomia antica si studia anche l'astrologia, ho studiato anche l'astrologia, ma di certo non è
che poi andassi ovviamente a diciamo a fare l'astrologo, ecco qua, anzi, diciamo, su questo mi sono anche molto dissociato dall'astrologia, perché comunque è una pseudoscienza. L'influenza sicuramente dei corpi celesti l'influenza dei corpi celesti su quello che accade sulla Terra è sicuramente innegabile, soprattutto quelli più vicini come la Luna. La Luna influenza le materie, influenza anche il comportamento di molte piante, quindi è normale che anche degli animali può influenzare la loro vita. Pensate che comunque molti animali, anche la presenza o meno del sole, delle temperature, influenza sicuramente gli stati mentali e fisici. Quindi è indubbio che sicuramente quello che dice l'astrologia, cioè l'influenza dei corpi celesti, quanto più sono vicino alla Terra, tanto più possono influenzare, sicuramente esiste. E questa concatenazione di corpi celesti molto possenti tra di loro e su quello che succede sulla Terra, sicuramente esiste. È innegabile che non possa non esistere. È normale che bisogna avere anche un certo cervello per affrontare questi argomenti, altrimenti tu segui quello che dice l'astrologia è tutta falsa. No, non funziona così. L'astrologia si fonda su elementi astronomici, che poi siano stati interpretati a volte in una maniera molto molto, diciamo, fanatica, è un'altra cosa. Bisogna avere comunque una forte apertura mentale. Ragazzi, vedete il gioco è praticamente un picchiaduro, come potete vedere, anche molto molto bloccoso, praticamente, come potete vedere, e purtroppo ricco, straricco di cutscene tendenzialmente che vanno a rompere l'azione. Io per questo non vi nascondo che l'ho abbandonato, però ve lo voglio far vedere, lo voglio comunque vedere con voi. Vedete, ragazzi, che senso ha sicuramente fare queste cose e oltretutto bloccare l'azione. Un gioco dinamico, i Transformers sono sempre stati, dal punto di vista dei combattimenti, dei giochi molto molto dinamici, che sembra quasi di vedere sicuramente di fare un po' di azione, quasi fare un gioco tipo un vedete anche la velocità, praticamente la velocità del gioco è molto molto lenta, devo dire la verità. Il bello che ovviamente si gioca, vedete, qui sono praticamente le energie di Energon che ridanno praticamente vita ai personaggi. Vedete un pochettino qui sopra cosa sta succedendo. Posso anche muovere col secondo stick il mio personaggio, e posso addirittura trasformarmi per andare a colpire, quindi fare male e distruggere il mio avversario. Prendo questi tubi di Energon, praticamente i punti azioni e i punti praticamente di vitali. Vedete, ci sono questi vari cubi che ovviamente ognuno di essi dà qualche cosa. Vedete, la problematica di questo gioco è sicuramente in una gestione del personaggio, che sicuramente si muove praticamente a scattini, dobbiamo dire la verità. Quindi vediamo un pochettino anche di muoverci, di trasformarci. Vediamo un pochettino, quindi appaiono questi nemici, molto bello graficamente, però è rigidissimo, ragazzi, dobbiamo dire la verità, una rigidezza veramente assurda. Oltretutto non posso nemmeno forse trasformarmi. Vediamo, trasformandomi, vedete, il gioco diventa sicuramente più veloce, possiamo anche investire i nostri avversari. L'unica problematica sicuramente è legata al fatto di una mobilità, soprattutto andando dietro. Vedete anche la lentezza con cui si muove praticamente il nostro avversario. E quindi guardate qui sopra cosa sta succedendo. Vedete, ragazzi, di tutto e veramente di più. È una problematica molto molto particolare, dobbiamo dire la verità, vedete. E stiamo ovviamente andando a cadere. Vedete, ragazzi, da questa parte qua, guardate chi c'è, il grande nostro caro amico. Guardate qui sopra, vedete un pochettino che viene attaccato e distrutto. Il nostro caro, mamma mia, ragazzi, il colpo ovviamente del calcio di Optimus Prime è veramente assurdo. Il bello del gioco è sicuramente che si gioca in squadra, quindi per chi ovviamente adora i Transformers è sicuramente una cosa particolarmente positiva, una cosa particolarmente carina. Vedete, è ricchissimo di cutscene. Eccolo qua, mi dico, si chiamava Memorex questo qua, questo robot. In realtà si chiama in un'altra maniera, mi sembra, nel mondo ovviamente attuale. Quindi Soundwave si chiama nella versione appunto americana. Infatti, per fortuna, sono rimasti i nostri praticamente. I nostri praticamente titolozzi, praticamente, vedete, possiamo quindi anche andare
a sparare, vedete qui sopra addirittura, però stiamo attenti, quindi ci sono comunque delle opzioni nel gioco. Andiamo ovviamente a cercare di attaccare praticamente il carro Sound Wave con i nostri, praticamente con i nostri attrezzi, tra cui il cannone gigante di Optimus Prime, il cannoncione. Praticamente qui stiamo venendo veramente picchiati in maniera assurda. Aiutatemi cari amici, dobbiamo dire la verità, prendiamogli ovviamente anche un calcio praticamente nel sedere e andiamo ovviamente a collegarlo, a colpirlo, praticamente aiutatemi voi amici, qui veramente una rissa, dove per fortuna non stiamo da soli, non veniamo praticamente diciamo attaccati da soli, veniamo praticamente, guardate qui Sound Wave che si trasforma in mega registratore. Infatti se vi ricordate Sound Wave, io avevo anche Sound Wave all'interno praticamente delle cassette che si trasformano loro stessi in robot, quindi vedete dal punto di vista diciamo mentale, diciamo logico, hanno creato dei giocattoli veramente molto molto belli. Per questo sicuramente non possiamo che andare a recepire sicuramente qualcosa di estremamente gradevole. Qui ovviamente ragazzi vedete un pochettino il Sound Wave che cosa va a fare, che cosa sta succedendo, si stanno, ecco qua, push attack button, quindi praticamente posso quindi fare degli attacchi combinati, molto bella questa parte qua, mamma mia ragazzi che super distruzione. E Sound Wave fa veramente una brutta fine, non male devo dire la verità, visto dopo tanti anni, certo molto molto rigido dal punto di vista videoludico. E se ne va. But there's no time to waste. Back to the shuttle. Vabbè, alla fin fine robot comunque così pesanti, così si muovono, eh. Molto belli questi, diciamo, queste immagini pre-renderizzate, quindi fatte tramite modelli sicuramente tridimensionali e poi esportati. What's that? In immagini bidimensionali. Is it some kind of bomb? Commander, it might be a tactical proximity mine. When something gets too close to it, it triggers automatically and boom! More of the Decepticons' handiwork. We could trigger it by shooting it from a safe distance. Or should we avoid destroying it? Perhaps it would be better to transform and just hurry by. The Decepticons aren't so stupid. When the time comes, we just have to rise to the occasion. Right, Wheeljack? Right, let's get moving. Vabbè ragazzi, avete capito, ci dobbiamo trasformare in autovetture e superare, perfetto, queste parti molto molto diciamo ostiche, che sono appunto le parti dove possiamo appunto morire. Vedete ragazzi, guardate qui sopra, stiamo attenti, una parte a bomba praticamente, molto molto bombolona, praticamente abbiamo un certo numero di secondi per passare quindi via, vedete, quindi andremo praticamente da queste parti qua, vedete, un pochettino ci vuole anche una certa praticità e purtroppo siamo deceduti, missione fallita, quindi avevamo un certo numero di tempo, non che dovevamo resistere da un punto di vista fisico. Allora che dire ragazzi, Transformers della Takara, che dire, un gioco che purtroppo aveva delle potenzialità incredibili partendo da una grafica sicuramente, per quanto possa essere praticamente molto 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 rigida, devo dire la verità, poteva ovviamente essere molto molto più giocabile. Certo, passare con un camion in mezzo a delle mine che distano tra di loro pochissime, che vanno su e giù, non è tanto facile. Aveva sicuramente delle grandi potenzialità, poi graficamente anche grazie ai filmati veramente ci hanno lavorato tanto, un gioco più da collezione che da giocare. Voto purtroppo è 4, mi dispiace dirlo, c'era anche simpatico il fatto che poi dopo per fare l'attacco speciale si facesse l'attacco in combo. Compratelo, procuratevelo solamente se siete amanti del collezionismo, soprattutto legato ai giochi dei Transformers, per il resto lasciatelo sicuramente stare, perché altrimenti veramente vi potete innervosire e perdere il vostro prezioso tempo di vita che potreste dedicare ad altri videogiochi. Ragazzi, io vi ringrazio per la visione, vi invito ovviamente, se vi piace il mio format dei miei social network, a iscrivermi sul mio canale, vi potete abbonare, potete donare, quindi potete partecipare, ovviamente per gli abbonati e i donatori ci saranno
le richieste che farete ci saranno ovviamente, saranno non solo video dedicati a voi, ma addirittura le vostre richieste saranno quanto prima esaurite, pure il video ludico ovviamente e gli altri argomenti che tratto. Potete scrivermi anche, fare le richieste in base alle cose di cui ho studiato, in cui ho lavorato, nei campi in cui ho lavorato, anche nei campi della passione, come appunto quello video ludico, direttamente nei commenti. Se volete che porti un gioco me lo potete anche richiedere. Io vi ringrazio quindi per la visione, tutti i link ai miei social network li trovate nel box informazione. Vi auguro buona giornata e per il resto ci vediamo anche tra qualche minuto con una nuova incredibile live, dove ragazzi sul canale del Giocherellone.